Ciao a tutti, bentornati sul canale. È venerdì 18 febbraio. Approfitto di 2 minuti al volo che non pensavo di avere per farvi vedere la degusta box di febbraio, che questo mese mi è arrivata stranamente puntuale, non sono abituata. Infatti, mi è arrivata già 2 giorni fa, quindi considerate che è disponibile, diciamo, le spedizioni fanno dal 15 del mese, quindi tipo il 16 mi era già arrivata, non ero pronta. E niente, vi faccio vedere che cosa c'è. Io naturalmente ho già guardato e vi dirò che ci sono un sacco di prodotti nuovi che non avevo proprio mai visto e sono veramente curiosa di provare. Non saprei definire. Diciamo questa box, forse visto che l'altra, l'ultima se non sbaglio, era più orientata verso la colazione barra merenda, questa direi quasi più sullo spuntino barra aperitivo. Adesso vi faccio vedere perché, poi mi direte se ho ragione. Non è che c'è un tema, però sicuramente sono prodotti della stessa tipologia, ecco, mettiamolo così. Allora, come sempre abbiamo il cartaceo e abbiamo la Degusta Box Selection, sono quelle in edizione limitata e c'è un prezzo vantaggioso appunto per chi è già abbonato a Degusta Box. C'è questo, diciamo, volantino sulla pinza, la pinza romana, e ci spiega che cos'è. Ci sono 3 ricette per utilizzarla, diciamo, per realizzarla. Questo appunto è il volantino e naturalmente c'è sempre un concorso, tra virgolette, dedicato a un prodotto oppure a un tema. Quindi il tema di questo mese, quindi per marzo, sarà appunto Movie Night e si svolge prettamente su Instagram. Quindi se avete la Degusta Box, postate una foto su Instagram, taggate l'hashtag e taggate Degusta Box ovviamente, potete partecipare all'estrazione potete vincere appunto dei premi, una box in regalo. Qui ci sono i prodotti di febbraio e vi faccio vedere subito che cosa c'è. La prima è questa, è una base per appunto per la pinza. Va semplicemente condita e poi messa al forno, fatta con pasta madre e fatta lievitare per almeno 24 ore. Insomma, è un prodotto interessante. Ci dice appunto di condirla e di metterla 5 minuti in forno. Quindi io no, voglio provare. Ho provato mese scorso, se non ricordo male, la farina per pinza che avevo trovato qua dentro e in effetti ho seguito tutto il procedimento, l'ho fatta lievitare 24 ore in frigorifero come c'era scritto e è venuta molto molto buona, è piaciuta molto qui a casa, come tipologia di pizza diversa di quella che faccio normalmente, che tra l'altro a me piace sempre molto. Però anche quella non mi è dispiaciuta. Appunto, l'ho fatta diversa nel senso che ho fatto delle pizze così, proprio con questa forma, quindi più piccine, però alla fine venivano sotto ben cotte, sopra più alte, e quindi la tipologia giusta appunto per stendere questo tipo di pizza era questa. E vi dirò, ha riscosso il suo successo. Allora, poi abbiamo un bottiglione mega di ketchup della Calveda 430 ml. C'è scritto meno 50% di zuccheri. Io una volta amavo il ketchup, adesso sinceramente non mi piace molto. Abbiamo poi queste chips di ceci della Probios biologiche, eccole qua, anche queste. Ecco perché vi dicevo che mi sembra molto più orientato verso la merenda barra snack barra aperitivo per queste cose. Poi abbiamo una bustina di olive saclà greche da snocciolate. Eccole qui. Qui del mais friabile e croccante, anche questo, chicchi di mais.
Abbiamo poi questi che sono dei cracker 100% farina integrale con verdure e semi, e questi specifici sono con spinaci, semi tostati di teff e con farina integrale e farina d'orzo maltato. Eccoli qua, della Doria, semplicissimi. Ecco, questi per esempio io non li ho visti, perlomeno qui, nei supermercati che ho qui, che non sono così, insomma, grandi e così forniti anche di prodotti diversi, no? Particolari. Ecco, questi mi incuriosiscono parecchio. Come anche questi dell'Amorato, sono dei grissini con mais, viola e avena. Eccoli qua. Sono particolari, molto particolari questi, quindi sono curiosa anche questi di provarli. Ecco, qui ci vedo bene l'hummus che ogni tanto faccio, quello di ceci, ci li vedo molto bene. Poi abbiamo un barattolo di burro d'arachidi. Questa è la versione crunchy, quindi con pezzettini di arachidi, e è della Calvé. Eccolo qua. Anche questo è un prodotto che io utilizzo. Adesso sto utilizzando la crema 100% arachidi della Fiorentini che avevo trovato qui in zona. E non è male, non mi dispiace. È utile anche per fare dei biscotti, secondo me, tipo i classici cookies americani. Se aggiungete uno o due cucchiai di questa burro di arachidi, hanno, se vi piace appunto l'arachide, hanno un buon sapore. Poi abbiamo questi che sono noci pecan al miele e cioccolato, esaltati da un pizzico di sale. Dei migliori anacardi tostati, quindi in pratica sono noci pecan al miele, pezzettini di cioccolato e anacardi tostati e salati. Non lo so, sono curiosa. Choco Rilla si chiamano. Ecco, questi sono proprio curiosa di trovarli. Poi una busta di Goleador alla Coca-Cola, diciamo, a gusto cola. Lucis in fondo questo. Colazione con Grisby, quindi i Grisby ma in formato più piccino per fare colazione. Qui per esempio dietro ci dice 3 Grisby più un cappuccino più una mela, 370 calorie. Adesso voglio dire 3 Grisby più piccoli saranno così, poca soddisfazione, però sicuramente insomma sono abbastanza calorici. Un biscottino da 12 grammi, 5 a 64 calorie. Un piccolo biscottino di questi, però vabbè, ci sta, dai. Un piccolo piacere proprio. Come sempre, spero che questo video della Degusta Box vi sia piaciuto, come è piaciuto a me, insomma, scoprire questi prodotti decisamente nuovi. Quindi, se voi li avete già provati, fatemelo sapere in un commento. E se non siete ancora iscritti e vi fa piacere, iscrivetevi al canale. E vi lascio un grande abbraccio, vi auguro un bellissimo weekend, visto che è venerdì, e ci vediamo la prossima settimana, sicuramente con un nuovo video Avon, perché devo mandare un secondo ordine di Campagna 7, quindi sono indecisa se mandarlo domani, che ho il giorno libero, quindi probabilmente lo manderò già domani. Quindi spero metà settimana, massimo fine settimana, insomma, ci rivediamo qui su YouTube. Un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!